Ed ora alzatevi tutti in piedi, perché questo è l'ingresso della superstar secondo me più dominante qui in WWF di sempre. Forse anche più di Kid Logan, vorrei esagerare, ma voglio esagerare, sì. Il suo nome è Bernie. Anche i nostri colleghi americani, anzi collega americano Michael Cole, è sicuro di quello che Bernie sa fare, cioè dominare. Vero, non è ora a dominare fino ad oggi, però, che oggi ha dimostrato che anche lui non è un essere umano. Probabilmente potrebbero avere delle scuse, no, quelli dello school, dicendo che Nemora è un dominatore, sì, però nei match senza squalifiche il concesso ha vinto soltanto perché ha utilizzato oggetti contundenti. È un match estremo, dunque tutto poteva essere lecito. Diciamo che in un match normale Nemora, secondo me, può davvero vincere il match, insomma, anzi, secondo me vincerebbe di sicuro. Però in un match estremo, oggi l'abbiamo visto nel primo match della serata, come Paul Gerson invece ha saputo batterlo. Inoltre la sfida tra Kimberley e Sally McDonald annunciata poco fa, un'oretta fa circa. E poi Entox Trefford che perde cedendo contro Martin Johnson, che è ancora imbattuto, in grande condizione Martin Johnson. Si può iniziare e si inizia subito con Alexander su Ben, mamma mia ragazzi. Qui Alexander vuole dimostrare a Bernie che lui è davvero pronto per la Rumble. È andato vicinissimo al trionfo in quella di Breakdown. Attenzione, mostra il doppio! Someone drop! Con sollevamento di Alexander su Ben. Stanno a giocare bene in coppia i due. Sì, Alexander non ha mai voluto far parte dell'old school, anche perché non c'è mai stata troppa pressione da parte della sua fazione, anche perché ricordiamo che nei Black Spires di Alexander ci sono anche tante SL, dunque non sarebbe stato facile comunque approvarsi anche di tante SL, visto che sono due un po' così, no? Anche se stanno insieme sarebbero meglio da singoli, secondo me. E quindi metterli in una fazione così complessa, armare 5 uomini come quella composta appunto da Nicholson, Ernemor, NCW, Slagon e Mr. P non sarebbe facile assolutamente. Attenzione qua, braccio destro Nicholson, molto bravo in questa circostanza. Attenzione Nicholson qua, braccio, niente a fare, Ben è molto bravo. Ben ora va a dare il cambio a Bernie. Bernie e Nicholson, i due campioni sulla ringa. Si trova TWF, ha ripreso valore, soprattutto con Ben, direi. Una sorta di chokeslam di Bernie. Ma che potenza questo Ben, davvero eccellente. Va subito al pinfall. 1, 2, soltanto contro i due. Ma ottima partenza in questo tag team match, in questo huge blockbuster main event qui a Rising Sun da parte di Bernie. E poi back body drop, tanto dall'indietro. Ancora niente a fare, Bernie oggi è indistruttibile. Beh, io penso che per battere questo Bernie ci voglia un ben diverso Alexander. Certo, ci andavo vicino in quelli breakdown, sarà un bellissimo match, però poi alla fine sarò quasi sempre Bernie a controllare la scena. Alexander ci hanno un po' più di reversal, però poi, insomma, secondo me Alexander che deve farsi aiutare in qualche modo, perché uno contro uno così la vedo un po' improbabile la sua vittoria. 1, 2, c'è Bernie, qua Venna ha rischiato, veramente rischiato qua Venna, però qui prende l'iniziativa lui. Sì, Alexander che mi sembra adesso un po' superiore a Ben. Beh, Ben ha fatto ripassare al gigante in poco tempo,
Perché prima, anche nei primi mesi, cioè, non ha dimostrato molto. Oh, neutralizer! Neutralizer su Ben! Non ci credo, qui lo chiude! Qua lo chiude! 1, 2 e 3, incredibile vittoria! Ben è stato messo giù da Alexander! Mamma mia, ho parlato male di Alexander e mi ha tappato la bocca, mi ha chiuso la bocca! Qui, ottima mossa di coppia, sollevamento di Alexander, Savan drop di Nicholson, pazzesco! Ma guardate che Alexander che ha fatto, non avevo visto la shock slam. Si match con la main event che è durato molto poco, però questo dimostra la potenza di Alexander. Noi ci scherziamo, ma in quel della Rumble potremmo avere anche un nuovo campione WWF. E Ben invece mi è parso un po' troppo di plastica, dai, così, dai, Ben. Non so che gli è preso, Ben è quanto deluso, però non può farci nulla. Perché è un match di coppia alla fine. Con queste immagini di Alexander e Nicholson che trionfano inaspettatamente, è veramente tutto l'appuntamento. Anzi no, attenzione, c'è John Pranzo che chiede la linea. Oh, come settimana scorsa, John Pranzo è qui per chiudere lo show. My father is right, it's true, I'm here thanks to him, but that's not the reason I'm living for, just a ring. On the contrary, you are not satisfied, your jealousy is destroying the WWF, the company that your father funded, and you've brought back people who don't give a fuck about it. Don't give a fuck about it. They just care to be rich, I need just a ring, and at WrestleMania 36, your jealousy will be your worst enemy. At WrestleMania, everything is gonna end.